Il tutorial numero 11 ha come obiettivo di farvi vedere come si definiscono le constraint di tipo fisico in OrCAD PCB Editor. Per creare e associare una regola andiamo a lanciare il Constraint Manager. Il Constraint Manager è suddiviso in diverse sezioni: Electrical per la definizione di regole di tipo elettrico, Physical che vedremo fra poco, e Spacing per gli isolamenti clearance tra i vari oggetti. Nelle regole di tipo physical vediamo come tutte le nette del nostro circuito sono associate inizialmente a una regola di default. Nel caso in cui volessimo modificare i parametri delle regole di default, è sufficiente andare nel folder del constraint set, selezionare la regola di default e modificare i parametri. Per esempio la larghezza minima della pista, la larghezza massima il restringimento neck e la lunghezza massima del tratto di pista ristretto. E infine andiamo a modificare il vaia da utilizzare. Modificando la regola di default, automaticamente tutte le nette del nostro PCB prenderanno le nuove impostazioni. Se abbiamo la necessità di modificare i parametri per una netta specifica, possiamo direttamente in questa finestra andare a modificare i parametri. Verranno successivamente evidenziati in blu. Se vogliamo fare in modo che questi parametri possano essere usati anche da altri segnali, andiamo a creare un constraint set partendo direttamente dalla net. Pulsante destro del mouse, Create Physical Constraint Set e diamo il nome alla regola che vogliamo creare. Quindi troveremo la regola appena creata nella cartella dei Physical Constraint Set insieme a quella di default iniziale. Non rimane a questo punto che associare la regola appena creata alle nette interessate, selezionando per ognuna di esse il nuovo constraint set di riferimento. Possiamo anche raggruppare insieme un elenco di nette creando una classe, pulsante destro del mouse, Create Class e diamo il nome alla nostra classe. Quindi troveremo in alto la classe appena creata, compressa o estesa, a cui possiamo associare il constraint set di riferimento. In questo modo, tutte le nette raggruppate nella classe prenderanno la regola associata. In ultimo andiamo a vedere come creare una nuova regola direttamente dal folder dei Physical Constraint Set, pulsante destro del mouse, Create Physical Constraint Set, diamo un nome alla regola. Successivamente andiamo a modificare i parametri. I parametri possono essere modificati per singolo layer, come in questo caso,
oppure complessivamente per tutti i layer. Una volta definiti i parametri della nostra regola, come in precedenza, non rimane altro che assegnarla a una net specifica, selezionando il constraint set di riferimento per essa, oppure, come già visto, creare una classe di net, selezionando le net e pulsante destro del mouse, andiamo a creare una classe. Nel tutorial numero 12 andremo a vedere come creare le regole di tipo spacing.